proprio lì. Giorni fa incontrai vostro marito, mio carissimo amico che non vedevo da 15 anni. Sa, io lavoro in America e sono tornato da poco qui a Napoli per lavoro. Come stai? Come non stai? Io mi trovo da circa 2 anni, mi disse lui. Ah, bene, bene. Io sto cercando una camera per affittare. Ah, che combinazione! Io ho una camera qui a casa. Quando vuoi venire, vieni. Combiniamo prezzi ed eccomi qua. Sentite, Arturo adesso viene e lo vedete questo. Allora, quando viene parlerò con lui e gli farò i complimenti per il buon gusto che ha avuto sposandomi. Perché per me non esiste più un divertimento, non ci leva troppo.
Dorotè, non mi mettere a quelle spalle un bacio mura. Dorotè. No, no, Artù. Non vuole il caffè. Artù, no, ti prego. Parla il nome della nostra amicizia, non nasco, no. Non ho finito. Lassalo, ma che? Lassalo, ma che? Stavolta da fornire. Mamma mia!
Ma l'hai colpita? Ma no, no. Stanno qui subito tutte e due! Ma siediti che ti spiego tutto! Michele, ma tu non hai capito niente, tu? Io faccio apposta! Oh, faccio apposta! Senti, quando sposai mia moglie, la quale è una buonissima donna, Michele, ma per un carattere infame, per una piccola cosa, la farò ruotare a casa. E soprattutto, ed è questo quello che maggiormente mi fa tocca a me. Tu da certe risposte che ti fanno esasperare talmente assai, ma talmente assai che un uomo era pure esagerato. Il primo giorno di matrimonio avevo una di queste discussioni animate. Noi stavamo a tavola e io avevo uno di quei revolver scacciacani in tasca. Mica tu madre, non vado per pazzia, non vado perché mi toccare i miei. Pigliai la pistola, boom, mi sparai. Michele, immediatamente vidi il cambiamento. Sì, Dorotea diventò gentile, diventavo dolce. Michele, persino sorridente. Da quel momento ci capì una cosa, che questa qui è, alle mogli bisogna sparare. Sì, Michele. Da allora, madre, si non spara, non sono tranquilla. Ma allora se ho capito bene, era caricata a sangue. E certo, Michele. E mo, mi dice prima, io non ho più sangue nelle vene. Sangue. Ecco qua, la giornata. Ecco qua, vedi? Guarda, non si vede più niente, guarda. Grazie. Sei contento? Grazie per sei al numero. Ma quando lo voglio bene, Dorotea, quando lo voglio bene. Artù, mi devi scusare, ma non può premura, un altro impegno. Ma la camera non la vuoi? No, non ti preoccupare, facciamo un'altra volta. Allora da Cuba. Voglio pigliare proprio dalle lui. Esci! Esco perché? Ti dispiace? Si capisce. Quando puoi uscire e lasciarmi da sola qui a casa, tu sei sempre contento. Senti, Dorotea. Ma non sei mai contenta! Ieri sera il mio dottorato, la da sera un cinematografo. Ma che vuoi? Che vuoi? Dimmi cosa vuoi, quello mi devi dire! Stasera voglio passare una bella serata con un mio amico che non vedevo dalla bellezza di 15 anni. Dorotea, e cederemo fuori, la luce. Ah, non torni pure in cena, E ci siamo la vita. La sai una cosa? Tu non esci. Io non esco. Dorotea, io esco. No, tu non esci. Dorotea, io esco. Artù, spara, vediamoci. Michele, modestamente, io devo fare la durata. Immo Michele, fino a stasera è la serata che succede a Cavera. Ma tu hai
mezzanotte. E vai, io ti aspetto. Va bene, va bene. Andiamo, Michele. Michele, aspetta un attimo, abbi pazienza. One and all, stanotte. Tengo suon e voglio dormire.